Buongiorno a tutti, davvero stavo seguendo con grande interesse la illustrazione della piattaforma e ringrazio chi stava conducendo questa illustrazione. Un saluto affettuoso ai firmatari, un ringraziamento davvero molto molto sentito e ovviamente un ringraziamento anche molto importante al Ministro Orlando che ha seguito queste vicende e ne ha consentito la realizzazione grazie a un'intuizione che è sicuramente tecnica, ma se mi permettete questo parallelo, inevitabile per chi viene dalla professione dalla quale vengo io, è una bomba atomica dal punto di vista della programmazione, dei controlli e delle indagini su queste vicende, nel senso che noi, parlo ovviamente delle direzioni distrettuali antimafia, abbiamo realizzato un sistema del genere nel 92 grazie a un'intuizione di Giovanni Falcone, proprio assolutamente identica, cioè mettere in linea tutti i dati correnti, non solo quelli del casellario o quelli dei controlli di polizia, ma il merito di ciascuna storia. Io vedo qui schede per azienda, schede peraltro che selezionano gli eventi dannosi, gli infortuni e le malattie professionali secondo uno schema logico che evidentemente sulla base del software, che sarà certamente un database relazionale molto evoluto, consentirà una serie di ricerche libere che garantiscono contemporaneamente il limite operativo di ciascun ufficio, parlo delle ASL, ma che metteranno in linea una serie di dati che consentiranno anche di spiegare perché è stata fatta un certo tipo di ispezione e quindi garantire anche un principio di trasparenza, perché non si andrà avanti in maniera random, ma o sulla base di intuizioni, alle volte anche molto fondate da parte dei singoli operatori, ma sulla base di criteri che potranno essere razionalizzati. Quindi è un salto evolutivo straordinario, del quale la Conferenza delle Regioni ringrazia tutti coloro che si sono applicati, e ripeto, in particolare il Ministro che ha spinto in questa direzione e che ringrazio sentitamente perché è un elemento di modernizzazione di tutto il sistema dei controlli che da un verso non abbassa la guardia e dall'altro garantisce anche il diritto alla concorrenza delle imprese, secondo un criterio che è sempre ricostruibile appunto sulla base dei dati e delle valutazioni di ogni responsabile della programmazione dei controlli e delle indagini sulla sicurezza. Grazie a tutti e davvero buon lavoro.